Siamo qui in un bel caffè bello centrale di Bari. Qua c'è un'area universitaria meravigliosa assieme a Donato Bottalico e Donato Cippone. Ecco, non è più oggi un tu per tu, ma è un tu per du. Un tu per tre. E vabbè, ci siamo trovati in mezzo a questi cari amici che in clima diciamo politico di nuove elezioni per il comune di Bari vorrebbero dirci qualche cosina, è vero? Avrebbero da dirci qualche cosina. Allora, partiamo da Donato Cippone. Donato Cippone, come nasce questa tua passione per la politica e che cosa ti ha spinto a ricandidarti, giusto? Sì, ricandidarti. Ecco, raccontami un po' le tue storie, i tuoi percorsi, presentati ai nostri video ascoltatori, questo è il bello della diretta. E allora, io sono Donato Cippone, queste elezioni amministrative sono per me la terza competizione elettorale alla quale partecipo. Ho avuto già precedentemente delle esperienze nella pubblica amministrazione perché nel 2004 sono stato consigliere eletto in una lista civica. Anche se purtroppo prima di essere proclamato eletto ho dovuto promuovere un ricorso al Tribunale amministrativo e addirittura un esposto alla Procura della Repubblica perché inspiegabilmente i seggi della lista Emiliano da essere 12 diventarono con un abracadabra, giusto per dirlo alla vendola, diventarono 11. Per cui ho dovuto rincorrere questo scranno e ho dovuto lottare perché venisse rispettata la volontà degli elettori. Per cui la mia è stata, diciamo così, una storia abbastanza travagliata. Però ecco che finalmente sono proclamato eletto e svolgo la mia attività di consigliere comunale fino al 2009. Poi nel 2009, poiché non riuscivo diciamo così, a sostenere né lo schieramento di centrodestra né quello di centrosinistra, ho deciso insieme ad una serie di amici, associazioni, comitati e movimenti a formare una lista e sono stato io candidato sindaco. Ovviamente è stata una bellissima esperienza che è proseguita, diciamo così, in tutti questi anni e nel 2013 abbiamo deciso con questo gruppo di amici, di associazioni, comitati e movimenti, abbiamo deciso di candidarci, di promuovere, diciamo, questa iniziativa mettendo insieme una serie di soggetti e oggi siamo qui in competizione per queste imminenti elezioni amministrative del 2014, di aprile, di giugno del 2014, no, maggio 2015. Sì, senti, qui abbiamo un altro amico che vogliamo presentare nel frattempo, che è il nostro Donato Bottalico, un altro Donato, ecco, dicevamo. E tu, Donato, invece, che ruolo hai? Alza la voce. Allora, io sono impegnato nella politica culturale di questa città dagli anni 70, per cui dagli anni 70. Impegnato nel 70 come incontro con la cittadinanza in veste di attore o di eventi culturali. Quindi per me è normale essere stato sempre attento all'evoluzione di degli aspetti della vita culturale e del socializzare in questa città. E ho visto purtroppo una città che invece di crescere nei decenni trascorsi decresce o comunque resta lì, mentre cresce molto il divario con gli altri luoghi d'Italia e d'Europa.
per cui di tanto in tanto capita di sentire una ventata di aria nuova, e quindi questo è capitato a me negli ultimi mesi, nell'aver incontrato Donato, che tra l'altro è un carissimo amico, quasi parente voglio dire, e anche la carissima Desiree, anche lei nuova in questa esperienza, ma con un'aria, con idee, con uno spirito fresco, trasparente, fisico, che mi ha fatto tornare la voglia di riprovarci, perché io sono qui. Senti, ma com'è nato questo vostro rapporto con Desiree, ecco, con la nostra... Diciamo che ad un certo punto, proprio nell'ambito, diciamo, di questo gruppo di associazioni, comitati e movimenti, abbiamo portato avanti tantissime battaglie proprio qui a Bari, e ad un certo punto abbiamo pensato che dovevamo riproporci alla cittadinanza, però con un candidato sindaco che dovesse essere innanzitutto una donna, anche come fattore, diciamo così, novità, visto che Bari non è stata mai amministrata e governata da un sindaco donna. E poi abbiamo ricercato una donna di altissimo profilo, quale appunto la dottoressa Desiree Di Geronimo, e finalmente, dopo che abbiamo raccolto migliaia di firme attraverso un appello, la dottoressa Di Geronimo ha accettato, accolto questo nostro invito, e ci siamo ritrovati tutti quanti insieme ad elaborare un progetto per Bari. Bene, adesso parliamo di Donato Cippone come imprenditore. Che cosa, ecco, tu hai una visione imprenditoriale anche della nostra Bari, giusto? Assolutamente sì, tant'è che in queste linee programmatiche, in questo programma elettorale che noi abbiamo già in parte elaborato, a proposito del commercio, considerato che il commercio è stata l'economia della nostra città, è sempre stata fondata sul commercio, è chiaro che noi abbiamo elaborato anche delle strategie attraverso le quali ridare impulso all'economia della nostra città, rivitalizzando proprio il commercio. Bene, invece adesso una domandina a Donato come attore, sì, attore di teatro, ecco, parliamo di Bari, è un bel problemino. Beh, giusto? Sì. Ecco. Un bel problemino, cioè, in che senso, come io vivo, cioè, la mia città, come vivi la tua città dal punto di vista, certo, no, dello Bari spettacolo. Bari è una cosa potrebbe dare, ovviamente? Bari oggi e la Puglia costituiscono, per quanto riguarda il teatro, una piazza da 5-6 repliche, 10 repliche, e finisce lì, se la vediamo vedere da un punto di vista alto professionale, cioè uno che fa di professione, l'attore, la compagnia di giro, la Puglia e Bari sono 5-6 repliche, non c'è una tradizione, non c'è un teatro dove una compagnia, a meno che non, trascurando il dialettale, che comunque ha la sua importanza. Per fortuna. Comunque vada a vedere che situazione c'è, non è che siano situazioni di professione, sì. sono stare è un divertissement. Allora, parliamo di professione, cioè la professione del teatro. Cioè, se uno volesse fare l'attore a Bari non vive, non si esercita la professione. La professione perché non si esercita? Ma non si esercita perché Bari è un luogo in cui circolano spettacoli che vengono prodotti altrove, e ci sono due o tre luoghi in cui si fanno teatri, c'è questa breve circuitazione di lisce. A differenza di altre città, a parte Kismet, a parte che è comunque in campagna e che non è vissuto dalla città, dai cittadini, dai turisti, dalle persone che vengono in città, ma è un luogo in cui si fa teatro per ragazzi e specializzazioni altre, ma non è stato fatto negli anni quello che si dovrebbe fare in tutti i campi, questo in particolare, cioè far crescere
le persone sul territorio, perché sono le persone che danno vita al territorio e quindi sono le persone che poi realizzano i gruppi teatrali, realizzano le professionalità, danno vita al teatro del Zebo, che nascono tante situazioni e che la gente viene perché c'è tanta vita culturale. Senti una cosa, vita culturale Zebo qui e la dobbiamo andare a comprare, come andiamo altrove, a comprare i negozi, certo. I vestiti che vengono fatti altrove, andiamo a comprare io. Non viene mai, non viene nessuno qui per vedere quanto sono bravi e sono belle le cose che fanno in quella terra. A mangiare siamo i primi prodotti agricoli, siamo lei, però il campo culturale zero. Ecco. E questo è purtroppo la brutta. E questo perché secondo me, primo, di cultura non si sono mai occupate le persone colte, ma sempre i politici, che non sapendo cosa fare, si sono rivolti a qualcuno di parte che ha fatto i suoi interessi e non quelli della cittadina. E questo lo sappiamo. Però certo, lo dobbiamo gridare e dobbiamo fare in modo che non accada più. Certo. Cioè, quando diciamo che dobbiamo pretendere, non so, come fanno i padri di famiglia, cioè i figli vanno mandati a scuola, devono crearsi una professionalità e poi devono crescere. Allora, certo, i nostri governatori non fanno questo, non hanno fatto sì che i figli di questa città non diventassero qualcuno. Sì, volevo chiedere a proposito. Ed è una cosa criminale dal punto di criminale, vista criminale, giusto. E questa è l'arte, questo è lo spettacolo, questo è l'arte. Questo è tutto, secondo me. Ecco, quasi tutto il mondo. Ma anche dal punto così di vista economico, imprenditoriale, Bari è stata una delle città al primo posto, soprattutto nel meridione, no? Anche per serietà professionale. Ecco, che fine ha fatto quell'imprenditoria? Perché è crollata? Non erano più bravi, o è proprio è la crisi, o sono le tasse, non sono stati bravi a risollevarsi. Secondo te che cosa è successo qui, in questa città particolarmente? In questa città sì, è successo qualcosa di talmente evidente che è sotto gli occhi di tutti. Nel senso che abbiamo avuto una politica debole che si è prestata alle cosiddette grandi strutture commerciali. Tant'è che Bari, come dicevo prima, la ricchezza di Bari sono sempre stati piccoli le botteghe, piccoli esercizi commerciali. Ma negli ultimi 20 anni purtroppo la politica, chi ha governato la Puglia, chi ha amministrato Bari, ha ceduto il passo, diciamo, a queste grandi strutture commerciali che sono arrivate nel nostro territorio con il cosiddetto ricatto occupazionale. In effetti che cosa è successo? Piuttosto che proteggere le tante piccole attività commerciali a Bari, piuttosto che individuare un equilibrio tra l'estensione territoriale e la densità della popolazione rapportate alle superfici destinate alle grandi strutture commerciali, chi ha governato e amministrato Bari negli ultimi 20 anni invece si è completamente resa disponibile nei loro confronti e di conseguenza si è grattato giorno dopo giorno alla nostra economia e la nostra città, i nostri operatori, i nostri negozi, si sono impoveriti giorno dopo. Benissimo, io mi auguro. Possiamo concludere con un appello? Sì, conclude, infatti, domanda che volevo farvi. Perfetto. Per chiudere questa puntata. Un appello sì, ai baresi per le prossime, anzi imminenti, elezioni amministrative. Non lasciamo mai più la nostra città nelle mani della partitocrazia e nelle mani della casta. Ecco, questo è l'auspicio e l'appello che io lancio a tutti i cittadini baresi che ci stanno ascoltando. E invece tu, Donato? Allora, io voglio lanciare un appello al 50+1 della popolazione barese o al mondo, 50+1 al mondo femminile, e dire loro, per una volta, non votate di voi. Guardate una donna, e che è una donna di valore, è una donna trasparente, e fatevi sentire, siate presenti, fatevi valere al mondo femminile, dai, che ce la possiamo fare. Bene, io adesso...
adesso salutiamo i nostri videospettatori da Tu per Tu per la Gazzetta Meridionale. Ciao ciao! Ciao ciao!